Ben ritrovati per questo nostro nuovo incontro nell'ambito dello spazio che SEF ha voluto organizzare per accompagnare questa fase straordinaria che stiamo vivendo, questa fase eccezionale, con un di più di riflessione, di occasione di confronto e di informazione. E siamo in larga misura e anche giustamente, comprensibilmente, concentrati sul tema del quando si potrà tornare ad un'attività relativamente ordinaria. C'è una grande discussione su questo e c'è su questo il massimo dell'attenzione. Io non vorrei tanto con voi oggi riflettere su questo, vorrei riflettere più che sul quando, invece sul come noi torneremo. È ovvio che riflettere sul quando è assolutamente fondamentale, però io credo sia non meno importante riflettere sul come noi torneremo, che situazione ci si presenta di fronte a noi, tale quale noi possiamo intravedere dalle tendenze in atto in questo momento. Parlo ovviamente di quale situazione ci troveremo di fronte dal punto di vista economico. Già ora tutti gli indicatori, tutti i dati ci dicono che andremo incontro a una fase, siamo già nel pieno, e questo dato si accentuerà, di una fase drammatica di caduta dei livelli economici e di sviluppo. Saremo in presenza, siamo già in presenza di una caduta verticale dei prodotti interni lordi dei vari paesi europei e del mondo, 7, 10, 15%, comunque percentuali drammatiche, perché dietro queste percentuali che cosa c'è e ci sarà sempre di più? Ci sarà il fatto che chiuderanno migliaia e migliaia di aziende andranno in crisi, milioni di posti di lavoro, milioni e milioni di ore di lavoro lavorato e milioni di posti di lavoro si perderanno. Questo è il punto che noi dobbiamo avere di fronte, cioè la pandemia porterà presso, oltre all'emergenza di carattere sanitario, lascerà dietro le spalle una scia drammatica dal punto di vista, gravissima dal punto di vista sociale. Termini di ulteriore precarietà, di crisi economiche e di disoccupazione. Milioni di posti di lavoro con il rischio di essere persi. Questo è il dato che è di fronte a noi. Ora, noi sappiamo che nella storia alle nostre spalle tutte le fasi di grande, acuta crisi economico-sociale hanno portato con sé dei rivolgimenti nelle forme, negli assetti degli equilibri a livello mondiale nei singoli paesi. Quindi ci serve ragionare su questo. Nel XVII secolo, agli inizi del 1600, ci fu un evento che sconvolse il mondo, che fu la diffusione della peste in tutto il mondo, in modo particolare in Europa, milioni e milioni di morti e un panorama statuale degli equilibri tra gli stati che risultò sconvolto. Per venire più vicini a noi, nel 1929, la crisi del 29 determinò in Europa poi ecco, di fronte allo sbandamento, al disorientamento sociale, alla frantumazione, alla crisi economica gravissima, milioni di disoccupati, si generò una situazione che spinse, in assenza di una capacità di risposta sul terreno del governo della crisi, gli stati si chiusero in una dimensione nazionalista e questo alimentò la spirale del fascismo e del nazismo. E poi arrivammo alla Seconda Guerra Mondiale. Non è detto, questa non fu l'unica risposta possibile. Infatti alla crisi del 29 gli Stati Uniti diedero un'altra risposta, e cioè quella del New Deal rooseveltiano, quella di investimenti diretti pubblici dello Stato per sostenere le imprese, l'economia e il lavoro, e in virtù di questi investimenti pubblici gli Stati Uniti riuscirono a reagire agli effetti di quella crisi drammatica compiendo un vero e proprio balzo economico. Che cosa faremo noi ora, dopo la pandemia, quando la pandemia sarà posta sotto controllo? Questo è il grande interrogativo che ci attanaglia, che attraversa la discussione e il dibattito negli stati e fra gli stati, e questo è il punto su cui a livello europeo si sta discutendo. È evidente che non si uscirà bene da questa pandemia senza un massiccio intervento di investimento pubblico. E questo è il punto di fondo. Questo è il capovolgimento rispetto agli anni che sono alle nostre spalle. Ci sarà bisogno di una grande quantità di risorse da investire per far consentire all'economia di ripartire,
evitare che imprese chiudano, evitare che si brucino milioni di posti di lavoro, evitare che le persone siano sole di fronte alla gravità di questa crisi. Questo è il punto di fondo, questa è la discussione sulla quale si verificherà il livello, la capacità, la forza, l'autorevolezza delle classi dirigenti dei nostri paesi e del continente europeo. Perché è evidente che se non si riuscirà a costruire una risposta comune, forte, a livello europeo, gli effetti di questa crisi genereranno sofferenza sociale che si accompagnerà a paura, che si accompagnerà a rancore, che si potrà accompagnare anche a momenti di disperazione, persino di violenza. Questo è di fronte a noi, bisogna saperlo, lo sappiamo già che l'effetto di questa pandemia sarà devastante dal punto di vista economico e occorre quindi capire in che modo fronteggiare, evitare che questo accada, perché se questo accadesse noi andremmo incontro probabilmente ad una drammatica regressione anche dal punto di vista civile che si accompagna sempre quando c'è una espansione della sofferenza sociale non governata. Quindi questo è il grande dovere di chi ha la responsabilità pubblica, questo è il grande dovere dei governi, delle istituzioni, questo è il grande dovere delle grandi imprese a livello globale. Rimettere al centro una politica economica per lo sviluppo diventa quindi assolutamente decisivo. E su questa è la discussione in Europa. Il 23 aprile ci sarà questa, speriamo, conclusione positiva di questo confronto sofferto, lacerante a livello europeo, in cui, come abbiamo visto e come sappiamo, c'è una divaricazione di posizione tra paesi come la Germania e l'Olanda e altri paesi europei. Noi siamo condannati in qualche modo a trovare una soluzione, perché non possiamo immaginare che l'Europa non riesca a fornire una risposta, perché la risposta o c'è a livello europeo o i singoli stati non potranno farcela, ma al tempo stesso è anche legittimo e quindi in questo senso occorre spingere col massimo della forza, evitare che si affermi una linea che sostanzialmente punti a ripetere oggi gli errori del passato. Serve condividere un grande sforzo europeo, certo all'interno del quale poi ciascun paese sappia anche rispondere di quello che fa, ma serve una grande condivisione, serve un grande piano europeo di investimenti diretti per consentire alla società europea di tenere. Gli Stati Uniti hanno annunciato che assegneranno a ciascun cittadino statunitense $1,200 di finanziamento diretto. Serve un qualcosa del genere, serve un qualcosa come quello che ha reclamato con grande forza Papa Francesco, cioè di un salario di garanzia immediato per milioni e milioni di lavoratori. Serve uno sforzo straordinario, serve uno sforzo eccezionale. Non bisogna leggere il presente con le strade e le soluzioni che abbiamo alle nostre spalle. Occorre costruire nuove soluzioni, nuovi percorsi. Questo è decisivo. Su questo si misurerà il fatto che da questa esperienza che stiamo vivendo in modo assolutamente pesante possa uscire un volto di paesi, un volto di un'Europa che sappia ritrovare finalmente quello spirito delle origini che è decisivo. È decisivo per noi italiani, perché noi senza Europa non riusciremo ad affrontare l'insieme drammatico dei problemi che sono di fronte a noi, ma è indispensabile anche per l'Europa, perché la stessa Europa senza un paese come l'Italia o senza il concorso di altre grandi realtà non riuscirebbe a dare a se stessa quella prospettiva di cui invece ha bisogno. Occorre intensificare tutti gli sforzi perché si abbia questo grande piano europeo di investimenti che accompagni i singoli stati, e serve la lungimiranza. Nessun paese da solo può vincere, insieme possiamo farcela. Al prossimo incontro.